Ciao a tutti e benvenuti alla mia prima guida in assoluto, Fulmination Savage, il sesto boss fight di Shadowbringer. Come vedete, siamo nella piana dei fulmini. In questo dungeon dropperete tutta la parte sinistra, Edenshire e la Belt, se avete culo ovviamente, altrimenti farete la mia fine, ed ogni settimana vi incazzerete e basta. Però, come premio di consolazione, vi darà anche un libro, e dopo 4 potrete comprarvi un pezzo. Ora andiamo avanti con il video e scopriamo insieme le meccaniche di Ramu. La prima skill è Judgment Vault, un danno ad area moderato, mettete delle mitigazioni o degli scudi al pre-pull. Come potete vedere, compaiono delle sfere sparse per l'arena, le Orb Surge, ogni orb raccolto vi darà un buff che vi proteggerà dalle sue meccaniche potenziate. Ci sono due modi per capire se Ramu è potenziato, uno se Ramu ha castato poco prima Fury Bolt, due se intorno a lui girano tre palle, quindi raccogliete l'orb solo se necessario. Dopodiché ci sarà Strato Spear Summons, dove cadranno nei quattro angoli dell'arena delle lance. La zona sicura per il Judgment Jolt sarà nell'angolo di quella più corta. Immediatamente dopo eseguirà Executor Summons, una meccanica di cui si deve occupare solamente l'off tank. Non è una meccanica istantanea, ma richiede tempo, pazienza e soprattutto passione. Nell'Executor Summon, un add si legherà alla persona che avrà più stack di Surge, quindi l'off tank si munirà di 3 orbs. Ne basterebbero 2, ma durante il fight gli altri potrebbero prendere un orb di troppo e quindi, per sicurezza, l'off tank ne prenderà 3. Intanto Ramu casterà Fury Bolt, mangiatevi un orb e gli healer si preparino per il Judgment Vault. Ramu lancerà Crippling Blow sul tank, una tank buster che dovrà mitigare, cosa che accadrà anche all'off tank ma da parte dell'AD. Ed ora è il turno dello Stone Cloud Summons. Alla fine dei suoi cast tutti i giocatori avranno dei marker, 4 viola e 4 cerchi rossi. I viola dropperanno una nuvola, i rossi avranno un pad che darà paralisi se colpisce un altro giocatore. Per togliere questo fastidioso pad basterà farsi colpire una volta dalla nuvola. Ricordatevi che la nuvola andrà sempre ai 4 giocatori più lontani dal boss. Tornate al centro nella hitbox di Ramu e castate la skill Shortcast o Arm's Length per evitare il push di Levin Force. Quando le nuvole saranno sparite inizierà il cast di Tribunal Summons. Ramu evocherà dei cavalli ai bordi dell'arena e lui stesso rusherà al centro dell'arena da nord a sud e vi spingerà via. Qui ci troveremo tra due variabili, le vedremo entrambe. La prima, Ramu non è potenziato, quindi basterà posizionarsi sulla linea tratteggiata e lasciarsi pushare. La seconda invece, Ramu sarà potenziato, quindi dovete prendere una orb e posizionarvi sulla linea continua vicino al boss. Se non prendete l'orb avrete una vulnerabilità. Appena finita l'animazione, attenzione ai cavalli che passeranno davanti a voi, se venite colpiti vi uccideranno. Sarà di nuovo il turno per una tank buster che ovviamente andrà mitigata dal tank riportando Ramu al centro tra un cast ed un altro. A seguire un Judgment Vault e Ramu si ripotenzia con il Fury Bolt, prendete come sempre l'orb, che vi servirà per affrontare Thunderstorm. Cercate di distanziarvi gli uno dagli altri, visto che l'arena ve lo permette, e schivate i cerchi rossi che compaiono randomicamente sul terreno. Infine, prendetevi il fulmine che vi cadrà in testa. L'off tank, come sempre, dovrà occuparsi di nuovo dell'Executor Summons ed il tank subirà un'altra tank buster. Finita questa sequenza ci sarà Stepped Leader. Basterà muoversi a fine cast per lasciare a terra il colpo, ma attenzione a non colpire gli altri giocatori. Questa skill non uccide, ma vi metterà un debuff al danno. L'off tank subirà la tank buster, mentre Ramu casterà l'ennesimo Judgment Vault. Preparatevi per la vera meccanica punitiva di Ramu, Fury 14. Dovete assolutamente prendere un orb. Ramu ricasterà Strato Spear Summons e sulle linee tratteggiate cadranno 8 lance al lato, quindi a fine cast è stata al centro dell'arena sotto al boss. La meccanica solitamente si risolve boss relative e per capire se Ramu andrà a nord e a sud dovrete guardare il tether singolo che parte da Ramu. Se il tether va a sud, Ramu andrà a nord, altrimenti viceversa.
Gli altri quattro tether indicano dove passeranno i cavalli. Un tank deve occuparsi della duty action e per sopravvivere deve prendersi almeno un orb e utilizzare due mitigazioni pesanti, altrimenti usare l'invulnerabilità. Voi intanto posizionatevi nella parte libera dai cavalli, davanti ad una lancia. Solitamente le posizioni si definiscono dalla macro. Lasciatevi pushare per rompere le lance. Se non si rompono, è wipe. Il tank, finita la duty action, deve assolutamente muoversi per andare nella zona safe. Mentre il main tank porta Ramo al centro, dobbiamo affrontare di nuovo Step e Leader, ma questa volta Ramo è potenziato. Non dovremo più spostarci alla fine del cast per evitarla, ma dovremo staccare insieme in un determinato punto, perché l'attacco è a ciambella. Lo Step e Leader potenziato può essere affrontato anche mantenendo il distanziamento sociale in tempo di Covid. L'importante è non colpire i nostri compagni con la ciambella. Ora ci sono le Chain Lightning. DPS e healer si divideranno in due gruppi, gruppo 1 a sinistra, gruppo 2 a destra. Durante questa meccanica ci sarà una Tank Buster, un Judgment Vault ed Executor Summons. La meccanica consiste nel passaggio di una catena di luce tra un giocatore ed un altro. Saranno gli healer ad avere l'inizio della catena che dovranno passare al melee. Il ranged, infine, prende la catena e la riporta all'healer. I giocatori dovranno avvicinarsi uno alla volta per passarsi la catena, ma non state troppo vicini, altrimenti si subisce un danno maggiorato. La catena di Sant'Antonio quindi si risolve. Healer, melee, che sta fermo tutto il tempo, e ranged, che è quello che si muoverà più di tutti per prendere e portare la catena. Questo ciclo si ripete per due volte, concludendosi sul ranged. È di nuovo il turno di Thunderstorm, che si risolverà esattamente come prima, ma attenzione, subito dopo ci sarà uno Stepped Leader. Ed eccoci di nuovo alle Fury 14. In sostanza è la stessa cosa di prima, ma una piccola variante. I cavalli saranno anche frontali o verranno da dietro, con un solo corridoio libero, che sarà sempre in uno dei due corridoi centrali. Da questo momento in poi, le meccaniche si ripeteranno. State pronti a risolvere le Storm Cloud e Levin Force, e delle ultime Chain Lightning che si risolvono come le prime. Attenzione alle ultime Stepped Leader, perché queste potranno essere normali o potenziate, quindi controllate sempre lo stato di Ramo. Le meccaniche sono finite ora. Ramo casterà sempre Judgment Bolt. Continuate a fare DPS e controllate se si potenzia tra un Judgment e un altro. Il boss entrerà in Enrage quando casterà il terzo Fury 14. La guida è finita e ringrazio Aranel che mi ha aiutata nella scrittura, Sifilide per le sue morti memorabili, Ghost, Rego e Dylan per avermi accompagnata in queste run per creare la guida. Se vi è piaciuta mettete mi piace e se ne volete altri scrivetelo nei commenti, così come i suggerimenti. Ci vediamo in game!